Devi essere onesta, Lucia. Capire i tuoi sentimenti. Tu non puoi prendere in giro Julio. No, non sarei capace di fare una cosa simile, Paolina. Ma mi sento disorientata. Juan è il padre di mio figlio. È l'unico uomo che ho amato nella mia vita. Paolina, io lo amavo molto, forse troppo. Non avrei mai pensato che il nostro matrimonio sarebbe finito così. Comunque, questa è la realtà e tu devi accettarla. Ora è innamorato di un'altra e ti ha anche chiesto il divorzio. E poi ti ha tolto il bambino. Devi essere realista, Lucia. Non puoi vivere per un ricordo. Soprattutto per un uomo che non ha saputo, non ha voluto apprezzare l'affetto che tu gli hai dato. Lo amavo veramente, credimi. Non ha più importanza che tu lo abbia amato. Devi solo capire se tu lo ami ancora. Cerca di capire, Paolina. Se hai amato qualcuno veramente, allora puoi capirmi. Oh, Lucia. Io ho amato disperatamente Alvaro. La sua morte è stato un colpo terribile per me. Ma sono sempre qui. Cerco di compiere il mio dovere. Fingo di essere forte, anche se sento molto la sua mancanza. Ma sono sicura, sicura di quello che sentivo, di quello che sento. Tu invece sei dubbiosa. L'unica cosa che ti chiedo è che se non senti niente per Julio, non devi dargli più speranze, perché gli faresti solo del male. Non ho mai esternato i miei sentimenti a Julio, Paolina. L'unica cosa che so dirti è che la sua compagnia per me è qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Un rapporto diverso da quello che avevo con Juan. Lui non mi ha mai dato la tenerezza e l'affetto che mi dà Julio. E allora? E questo è il problema, Paolina. Quando ho visto mio marito con quella ragazza mi sono sentita male. Non so se lo amo ancora, però devo ammettere che mi fa male. Ti chiama spesso, vero? Sì, vuole uscire con me. È come se adesso si fosse reso conto che è stata solo tutta un'illusione. Che io sono l'unica donna della sua vita. Si comporta come se non fosse innamorato di Brenda Rismelli. Che sta dicendo, signora? No! Invece no, sì, Ernesto. Invece sì. Perché no, io no? Perché lascia. Io no? Ma... No, no, lascia! Lasciami, che cosa fai, Ernesto? Lasciala stare, Ernesto. Oh, Senti. Vattene via. Julio. Non è Julio. Se n'è andato, stai tranquilla, stai tranquilla. È passato, su, non piangere, per favore. Perché? Perché, Ernesto, mi manca di rispetto, Julio, perché? Che cosa mi prende, dottore? Questa nausea e quest'ansia continuano a tormentarmi. Vedi, Rossella, non lo so, ma ho la sensazione che potresti essere incinta un'altra volta. Oh, dottore, santo cielo, ma non è possibile. Io sono troppo vecchia. Non posso più avere bambini. No, no, non sei affatto vecchia. Potresti avere ancora altri figli. Oh, dottore. Sì, è vero, però non prendermi in parola. Il problema è che, ascolta, non ti consiglio di avere altri figli per ora, perché tu non stai bene. Devi prima curarti. Vieni con me, ti preparo un certificato. Vieni di là. Sta a sentire. Con questo certificato vai all'ospedale di Coro. Chiedi del dottor Marigno. Marigno. È specializzato in problemi digestivi. Mi raccomando, eh? Digli che ti mando io e che deve farti questi esami. Nel frattempo prendi una di queste pasticche dopo i pasti, tutti i giorni. Va bene? Hai capito bene, Rossella? Sì, dottore, non sono poi così stupida. No, Rossella, senti, non è che tu sia stupida, non volevo dire questo, ma sai, alcuni giorni fa avevo prescritto a una signora delle pillole e le avevo detto ne prenda una la mattina dopo il canto del gallo per 10 giorni. E cosa ha fatto questa signora? Ha capito male. Ha cominciato a dare le pillole al gallo. Oh. Sì, e ora quel gallo non serve nemmeno per fare il brodo, capisci? È incredibile. Oh. Bene, allora, devi prendere una pasticca di queste tutti i giorni, d'accordo? Dopo i pasti principali. Va bene, dottore. Ascolta, devi mangiare sempre a un'ora fissa tutti i giorni, hai capito? Va bene, dottore. Perfetto. Posso andare? Sì. Tieni. Vai tranquilla. La ringrazio, dottore. Ciao, buonasera. Ciao, Gregoria. Arrivederla, ciao. Dottore. Da questa parte. Bene, dottore. Io sì, credo sì, che... certo. Va a mangiare qualcosa. Io devo ancora sistemare delle cose qui.
Anche lei dovrebbe andare a mangiare, dottore. Non mangia più negli ultimi tempi. E questo le fa male alla salute. Ascolti, lei dovrebbe cercare di alimentarsi bene. Su, non preoccuparti, Gregoria. Mi sono sempre alimentato. Sempre alimentato. Io direi che è sempre innamorato. No, Gregoria. Perché no? E allora perché ha messo via la foto della sua ragazza? Per non torturarmi, per non soffrire tanto, Gregoria. Per caso non è innamorata di lei? No. No. Ora mi sono convinto che lei non mi ama. Che non mi amerà. Che non mi perdonerà mai. Perché Ernesto si è comportato così? Beh, tutti gli uomini a volte perdono il controllo. Perdonalo. Lo sai quanto ti ama. Non posso pensare che anche lui voglia approfittarsi della mia situazione. Non pensarci. Il problema è che quel ragazzo è innamorato e geloso. Sì, ma perché? Io non posso amarlo come vorrebbe. Non è colpa mia. Perché non riesci a capirlo? Mi dispiacerebbe tanto perdere la sua amicizia. Lo so. Con il tempo lo capirà. Non pensarci più. Ora vorrei parlare di te. Come ti senti? Bene, sto per iniziare il corso della scuola per ciechi. Però penso sempre a te, mi dispiace tanto. A me? Tu ti stai sacrificando per me e non è giusto. No. Non parlo di questo argomento. L'importante è che questa casa che ami tanto sia ancora tua. Eh? Sei sempre così buono, così dolce, Julio. E dimmi, come vanno le cose in ospedale? Molto bene, però certo ho tante responsabilità adesso. Devo lottare sempre con la gente, è normale. Ma tu continuerai ad andare avanti, lo so. Sai una cosa, Marta? Vedo con piacere che non hai più paura. Mi piace, mi piace. No, magari. Sono ancora spaventata. Ma ora sto facendo uno sforzo per andare sempre avanti. Devi superare questa paura. Sì, a volte ci riesco. Però la solitudine, Julio. Come posso fare per vincere la solitudine? Magari lo sapessi. Perché se sei così buono, Julio, e ti senti tanto solo, non ti sei sposato un'altra volta? Beh, chi lo sa? Non sei innamorato? L'altro giorno, quando te l'ho chiesto, mi hai risposto in un modo molto vago. Ho l'impressione che ci sia sotto qualcosa. Beh, se vuoi sapere la verità è che... è proprio così. Sono innamorato, sì, sono innamorato. E spero che questa donna sappia e voglia capire che... quello che sento per lei è un amore grande. Sto dicendo semplicemente la verità. La verità? Ma quale verità? La sua, quella che le interessa. Si sbaglia, dottoressa. Non mi chiami, dottoressa. In questo momento siamo Brand e Lucia, siamo solo due donne. Senza titoli, né smancerie, né moine. Brenda, per favore. Signora Beio, la signora Paolina Beio è desiderata nell'ufficio... Bene, vi devo lasciare. E per favore, Brenda, Lucia, siate due persone adulte. Non fate degenerare questa discussione, per favore. Siete intelligenti, non commettete sciocchezze. Mi raccomando, eh. Torno subito, con permesso. Forse lei non mi ha capito quando abbiamo parlato, signora Perez. Ho capito quello che dovevo capire, quello che io volevo capire. Quello che ha appena detto io. La prego di non creare problemi tra me e Quan. Si metta in testa che il suo matrimonio con lui è finito per sempre. Quan non è altro che il suo ex marito. E ora vuole iniziare una nuova fase della sua vita con me. Forse ha dimenticato che io e Quan abbiamo un figlio. Sì, un figlio che lei pensa di usare per... Stia zitta! Non ho mai usato mio figlio per ricattarlo. Ma lo farà ora. Perché vuole che io passi ciò che ha passato lei. Perché è convinta che io sia colpevole. E vuole ripagarmi con la stessa moneta.
Non è colpevole. Sinceramente non lo è. No, non lo sono. E sono molto onesta, gliel'assicuro. Fa male ad odiarmi, Lucia. Io non la odio. Però non posso nemmeno dimenticare tutto quello che ho passato per colpa sua. Le ho spiegato come sono andate le cose. Sfortunatamente io e lei ci siamo innamorate dello stesso uomo. E io l'ho spuntata. Mi creda, io mi sarei rassegnata se lui l'avesse preferita a me. Ma non è stato così. Io lo amo. E lui mi ha chiesto di sposarlo. Juan è un uomo indeciso. Sì, ma sta con me perché mi ama moltissimo. Ne sono perfettamente consapevole. E le assicuro che lotterò per lui. Anche se ora vacilla, lotterò per averlo. Perché noi due abbiamo diviso molte cose. Anche noi abbiamo diviso tante cose. Tanti ricordi. Ma quello è il suo passato. E questo è il mio presente, signora Perez. Cerchi di vivere la sua vita. Non dovrebbero mancarle le occasioni. È una donna ancora giovane e ancora molto attraente. Brenda, io non le sto chiedendo i suoi consigli. Va bene. Ma mi creda, io gliel'ho dati in buona fede. Non voglio vederla come una rivale. E non voglio usare armi che non siano corrette. Perché non mi è mai piaciuto barare al gioco. E che cosa può avere lei più di me? Cara, accetti la realtà. Sono molto più giovane di lei, Lucia. Oddio mio. A volte mi sembra di non potermi fidare di nessuno. E mi fa molto male. Sento di più la tua mancanza. Moncho, Celia. Sono io. Oh, Celia. Che spettacolo triste ha dato Ernesto, non è vero? Non voglio parlare di questo. Sai, Marta, io ti voglio bene e ti sono molto riconoscente. Però non potrò mai perdonarti per aver ridotto Ernesto in questo stato. Io? Celia, no, io... Sai perfettamente che non ne ho nessuna colpa. Ah, no? Di chi è la colpa, allora? È mia? La colpa è soltanto tua. Con quel modo che hai di dire le cose. Hai voluto sempre tenerlo legato a te. Senza avergli mai detto chiaramente che tu non lo ami perché sei innamorata di un altro. Celia! In fondo penso che questa situazione ti piaccia. Per favore, Celia! Sì, mia cara, sì. E non fare la finta tonta. Ti piace sapere che un ragazzo come Ernesto muore d'amore per te. Ti adora, pende dalle tue labbra. E potresti fare di lui tutto quello che vuoi. Non dire queste cose, per favore, non è vero. Ah, no? No. Perché ti sei messa contro di me in questo modo? Sai perché lo faccio? Perché io lo amo davvero. Perché per me è la cosa più importante del mondo. E perché non posso sopportare l'idea che tu distrugga così la vita di Ernesto. No, sta zitta, per favore, sta zitta. Se per colpa tua succede qualcosa ad Ernesto, ti odierò, Marta. Ti odierò. Dov'è? Dov'è? Pronto? Riccardo? Riccardo? No, non sono Riccardo. Sono Ernesto. Che cosa vuoi? Mi dispiace di averti deluso. Ti chiamo per supplicarti di perdonarmi. Non pensarci, per favore. Anch'io cercherò di dimenticarlo.
Lo so che non mi ami e che non mi amerai mai. Però né Contreras né Ortiz ti ameranno mai come ti amo io. Addio, Marta. Allora, dottore, che fa? Si è addormentato. Perché? Perché la stiamo chiamando da più di 10 minuti. Non ha sentito il clacson del camioncino. Vogliamo andare o no? Sì, andiamo. Mi fa piacere accompagnarla nella capitale. È tanto tempo che non vado più a Caracas. Comunque, in città bisogna stare molto, ma molto attenti, perché lì ci sono pericoli dappertutto, eh? Il traffico, le macchine, le motociclette. Noi non siamo abituati. C'è troppa confusione, mi creda, dottore. E poi non fanno che scavare e costruire. Cosa vogliono fare? La metropolitana. È un treno. Accidenti. Ma ora andiamo. Il nostro autista è molto impaziente. Vogliamo andare, dottore? Sì, andiamo, andiamo. In altre parole, abbiamo avuto una discussione piuttosto vivace. Ad ogni modo, le ho parlato molto chiaro. Ha fatto bene. Deve accettare la realtà. Glielo avevo detto. Che cosa si è messa in testa, quella stupida vecchia? All'inizio mi era simpatica, ma adesso non la sopporto. Perché mi ricorda la storia di Marta e Riccardo. È una cosa seria, Giulia. Io lo amo davvero. Se lei l'ha amato e l'ha perso, non è un mio problema. Il mio problema è che non voglio che si intrometta nella mia vita con la scusa che hanno in comune un figlio. No, no, tesoro. Non glielo permetterò, nemmeno per un minuto. No, deve tenere duro a tutti i costi. Lo metta alle strette. Lui la deve sposare. Sa, credo che, nonostante tutto, io e Riccardo torneremo insieme. Perché si renderà conto che di uomini posso averne quanti ne voglio. Guardi. Giulia... Ah, questo brillante è stupendo. Sta attenta perché qualcuno potrebbe rubartelo, eh? È un regalo del dottor Fayard. Ah, sì? A quanto pare quel ragazzo ha molti soldi, no? Ah, sì, certo, è molto ricco. Ah, oh, Giulia, a te piacciono i soldi, non è vero? Vede, all'improvviso mi sono resa conto che è piacevole vivere senza privazioni, senza fare guardie notturne, senza fare sacrifici per comprarsi un rossetto e avere tanti soldi a disposizione, avere una carta di credito, viaggi, vestiti, frequentare tutti i locali alla moda, avere pellicce, brillanti, questa è la vita che mi piace. Non è d'accordo? Sarebbe la mia vendetta contro Riccardo Contreras. Io sono pronta. Non ti dispiace, vero, Monge? Ma che dici? A me piace andare in giro, che cosa ti salta in mente? Però se tu non hai più voglia di uscire... Monge, mi sento tanto male, tanto sola. È come se la testa mi scoppiasse. Sono molto triste, vuota, infelice. Celia se l'è presa con me per cose di cui io non ho la minima colpa. Ernesto mi ha mancato di rispetto senza averne alcun motivo. E adesso la casa è diventata troppo grande per me. Non sopporto più questo silenzio. Bene, andiamo su, hai bisogno di distrarti. In fondo ti piacciono i rumori della città. Possiamo andare a sederci in un bar, Moncia, oppure in una gelateria, dove possiamo prenderci un'aranciata o una bibita o un gelato. Mm-hmm. Quello che vuoi tu, tesoro, quello che vuoi. E mentre camminiamo, tu mi dirai com'è vestita la gente e mi spiegherai tutto, va bene? Sì, Marta, non preoccuparti. Ti ringrazio. Andiamo, su. Grazie.
C'è nell'aria e intorno. Aspettami qui un momento, torno su. Un mondo indescrivibile. Non preoccuparti, tesoro, aspettami. Ma queste sì. cose, Marta, non le sai. Chi rubando gli occhi tuoi può ricucirti l'anima, ridandoti la gioia e l'allegria e la fiducia persa per la via. Se nel buio dei tuoi occhi saprò dipingere i miei sogni, allora io per te rinascerò. Chi è? Mi dica chi è, per favore. Chi è? Mi lasci, gli ho detto. Per favore. Marta. Mogia. Che cosa c'è, tesoro? Stai calma, su, stai calma. Chi c'è qui, Mogia? Chi c'è qui? Mogia. Mogia, se c'è qualcuno, dimmelo, per favore, chi è? Nessuno, ti dico, non c'è nessuno. Non mentire, per favore, c'era qualcuno qui. Mi ha preso la mano. Qualcuno si è seduto qui. Ma no, Marta, io non sono mica pazza, sai. E nemmeno io, Mogia. Che cosa prendete? Che cosa vuoi bere, tesoro? Un succo d'arancia, per favore. E invece per me un caffè ristretto, per favore. Bene, vi serve subito. Mogia, forse ora mi si è sviluppato maggiormente l'udito o l'intuito, non lo so bene. Ma ho la sensazione che qui ci sia qualcuno. Oh, smettila, ti prego. Perché dovrei ingannarti, eh? Quelle mani che hanno preso le mie erano... erano... non lo so, ho pensato che fossero le mani... di chi? No, non farci caso, non farci caso. Era un'idea sciocca. Ma sono sicura che c'era qualcuno, Mogia, che mi ha toccato. Che tristezza essere così alla mercé di tutti. Dimmi una cosa, è carino questo posto? Ma certo. È un locale molto elegante. Sì, ed è pieno di gente. Beh, è un locale molto discreto comunque. Dimmi, ti senti bene? Beh, cerco di sentirmi bene. Però, non lo so, all'improvviso mi viene voglia di piangere. Ah, no, figlia mia, avanti. Non devi farlo. Dimmi una cosa, fino a quando dovrò vivere così? Purtroppo questo lo sa solo Dio. Ma ho la sensazione che non resterai così per molto tempo, lo sai? Perlomeno ora sono contenta di cominciare quel corso. Mm-hmm. Il professore mi ha garantito che imparerò molte cose. Spero che abbia ragione, Mogia. Però mi dispiace per Guillermo. Figurati, vuole accompagnarmi tutti i giorni a scuola. Dovrebbe essere molto impegnato con il suo lavoro, no? Sì, ma sono sicura che gli fa piacere accompagnarti. No, non posso crederci. È un uomo molto buono, non è vero? Certo, molto buono. Ah, sì, un vero uomo. Ma è così dolce, così affettuoso. Mi fa sentire a mio agio. Mi fa sentire molto donna. Guillermo è il compagno ideale. Ah, scusa, Mogia. Che cosa è successo? Chi era? Un ragazzo che vendeva dei fiori. Ah, i fiori. Dammene uno, per favore. Allora, dov'è? Mogia, dammelo. Aspetta un momento, tesoro, te lo dammelo, do subito. Dammelo, ti prego. Sto togliendo le spine. Un attimo di pazienza. Ti ringrazio. Mi piacciono i fiori, Mogia. Deve essere bello. Di che colore è? Questo è un crisantemo giallo. Ah, un crisantemo giallo. Mm-hmm. Però mi piacciono di più i fiori rosa, sai. Oh. Prego. Il suo caffè. Ecco il caffè. A lei. Quello è il succo d'arancia. Grazie, signore. Dov'è? Tieni. Non potrai mai sapere come ti ha. Quanto ti ha.
Ascolta, tesoro. Che cosa faresti se all'improvviso si presentasse qui il dottor Riccardo Contreras? Non parlarmi di lui, per favore. E per quale motivo? Perché no, non voglio. Non so, non voglio più sentirlo nominare. Devo dimenticare quell'uomo, Monge. E quello che una volta provavo per lui. E dimmi una cosa. Se capissi che lui ti ama davvero. No, non è capace di amare nessuno. È un uomo immaturo, irresponsabile. È meglio che non entri più nella mia vita. Mi ha fatto soffrire troppo, Monge. Devo dimenticarlo. Dimmi, chi si era seduto qui? C'era qualcuno qui, lo so. No, no, ti sbagli, non c'era nessuno. No, no, ti prego, non mi dire bugie, per favore. Chi c'era qui, Monge? Nessuno, Marta, non c'era nessuno. Te l'ho già detto, no?